Ciao a tutti, sono Garaghiro e per Toys & Tech vi presento Toys & Tech TG, la nostra rubrica nella quale vi riassumo le novità del mondo del collezionismo più importanti della settimana. Sigla! Molto bene, partiamo subito con alcune chicche. Questa è stata annunciata proprio oggi. Ed è Doctor Strange tratto da Avengers Infinity War. Eccolo qua in tutta la sua bellezza, con tutti i suoi accessori di cui è dotato. Ovviamente le foto sono leggermente photoshoppate, come potete vedere. Però gli accessori sono inediti rispetto alla versione recentemente uscita. Ovviamente cura dei dettagli al massimo, hanno leggermente ritoccato lo sculpt del volto dandogli un'espressione un po' più realistica. Devo dire che ci sono riusciti in pieno. Gli accessori che riguardano ovviamente gli effetti dei dischi creati con le mani sicuramente sono migliorati rispetto alla precedente versione, e quindi possiamo vedere anche questo effetto aggiunto, creato solamente con un pannello. Ovviamente non possono aver aggiunto tutte queste mani a questa bellissima action doll, e ovviamente possiamo vedere tutti gli accessori inclusi nella confezione. Eccoli qua, quindi un notevole set di mani, l'occhio di Agamotto in posizione chiusa e aperta, il pannello da porre sul retro della action doll e tutti i vari accessori. Rimaniamo in casa Hot Toys per presentare Deadpool tratto da Deadpool 2. Quindi eccolo qua. Cosa vi devo dire? Il film è pazzesco, fa schiantare da ridere, e la doll non è da meno. Insomma, hanno aggiunto ancora più dettagli rispetto alla precedente uscita e hanno aggiunto ovviamente anche diversi gadget. Le espressioni del volto non possono mancare anche in questa edizione. Bonus a non finire, con un pannello sul quale possiamo anche riporre i vari contenuti aggiuntivi della doll. E quindi qui possiamo vedere un riassuntone con i vari accessori, tra cui i tacchi, il collare, la maglietta da X-Men, il mitico peluche dell'unicorno, katane, pistole, pugnali, vasetto espositivo, un grandissimo set di mani e un ottimo set di occhi intercambiabili. E quindi anche questa action doll andrà letteralmente a ruba. A differenza di Doctor Strange, di cui ancora non abbiamo un prezzo perché il preordine, cioè le immagini sono uscite stamattina, di Deadpool sappiamo che uscirà a marzo 2019 ad un prezzo tradotto in euro di 217 euro. Lo potete trovare in preordine sul Sideshow o nei migliori negozi del settore. Parliamo di collectibles, parliamo di statue, parliamo di Elektra premium format di Sideshow. Bellissima statua da abbinare al recente annunciato Daredevil, di cui abbiamo parlato in una delle prime puntate, se non sbaglio. Questa Elektra non sarà da meno, nel senso ha dei dettagli veramente clamorosi. I diversi tessuti, nonostante sia una statua, si percepisce all'occhio che di che materiale potrebbero essere i tessuti nella realtà. Il movimento dato alla fascia che tiene l'addome, ma anche alla bandana e ai capelli, è qualcosa di clamoroso. I dettagli dei guanti sono veramente senza parole. Anche questa volta Sideshow ha saputo stupire i collezionisti con un'altra statua da abbinare alla già bellissima statua di Daredevil. Quindi perché non comprarle in coppia? Anche questa statua avrà una basetta di tutto rispetto, una base diorama. Ovviamente
sembra un elemento architettonico ripreso da una chiesa in, come dire, in disuso, vedo elementi distrutti, anche vetri, hanno saputo ricreare con gran magnificenza quel sideshow. Anche questa statua sarà dotata di parti opzionali, ma anche di una versione exclusive. La versione exclusive sarà dotata di katane in più e quindi potremo alternarle insieme ai pugnali. Carrellata di immagini veloci della statua e poi passiamo a dirvi che Electra verrà rilasciata a giugno 2019 ad un prezzo suggerito, tradotto in euro, di 499 euro. Anche questa la potete già ordinare sul Sideshow oppure dal vostro distributore di fiducia. Brevemente parliamo anche di un taser che è stato rilasciato in questi giorni. Parliamo di Green Arrow dal mondo DC Comics. Anche lui sappiamo già che uscirà in due versioni, una con il classico berretto e una con il cappuccio, come lo conosciamo ultimamente grazie alla serie televisiva. Non abbiamo ancora molti dettagli e molti particolari, possiamo solo vedere queste due immagini perché non è ancora uscito il preordine. Quindi magari nella prossima puntata approfondiremo anche questa statua. Dal mondo Marvel, dal mondo di Iron Studios, una bella BDS Art Scale in scala 1 a 10 della Hulkbuster 2.0. Vi mostro come prima immagine questa con la persona che la regge nelle sue mani per farvi capire appunto la dimensione in centimetri. Parliamo di ben 52 centimetri per una statua veramente colossale. L'Hulkbuster è bellissima, in queste foto viene ricreata una sorta di battaglia, diorama con tutte le varie statue già proposte da Iron Studios e quindi anche qui vi mostro una breve carrellata di immagini della statua. Insieme alla statua sarà rilasciato anche questo bellissimo art print, come usa fare ultimamente. Misto acquerello, come sembra dall'immagine. Ottima idea di Iron Studios che ha un po' scoppiattato Sideshow. L'Hulkbuster uscirà a aprile 2019 ad un prezzo di 279 dollari. Grande presenza di Marvel questa settimana, però passiamo a Cotobukiya, quindi una statua un po' più accessibile della precedente. E passiamo al mondo degli X-Men della serie animata del 1992. Sono stati già annunciati diversi personaggi da questa fantastica serie animata con cui personalmente sono cresciuto. Questa volta è il turno del Professor X. Professor X, che ovviamente per forza di cose è seduto sulla sua mitica sedia super tecnologica, in una classica posa che lo ritrae con mano alla tempia e il dito indice a indicare, ovviamente, o magari dare un comando ai suoi fidati X-Men. Questa bellissima statua del Professor X uscirà a ottobre 2018 ad un prezzo di 69 dollari. Chiudiamo la puntata di oggi in bellezza con una bellissima accoppiata vincente di due action figure. Parliamo di Max Factory, parliamo di Batman Ninja per la linea Figma. E quindi passiamo in primis a parlare della versione normale, la versione normale che avrà solamente un mantello, come dire, dotato di piccoli fili di ferro che ci daranno la possibilità di dargli una sorta di movenza, un sacco di accessori tra cui katane, i kunai e altro, e poi avremo una versione Deluxe Sengoku Edition dotata di molti più accessori. Quindi alla versione già normale potremo aggiungere delle placche all'action figure in modo da arricchirla e farla diventare praticamente
un vero e proprio samurai. Personalmente questa idea mi piace tantissimo e questa action figure è veramente super cazzutissima, passatemi il termine. La versione normale verrà a costare 9.800 yen, mentre la versione deluxe Sengoku 12.800 yen. Non mi è ancora chiaro quando sarà rilasciato, però vi aggiorneremo ovviamente in descrizione oppure lo comunicheremo insomma nella pagina. Se vi è piaciuta questa puntata e se vi sono piaciute le proposte, le action figure, le statue che ho scelto questa settimana, commentate il video, condividetelo e mettete un mi piace. Da Garaghiro anche questa settimana è tutto, un saluto e alla prossima, ciao!